È stato Valerio Conti della Emirates Team a vincere la 73esima edizione del Trofeo Matteotti di ciclismo che si è corso oggi a Pescara, una corsa caratterizzata dal gran caldo, una manifestazione emozionante che ha visto l'arrivo in volata di tre corridori con la vittoria di Conti che ha preceduto sul traguardo di Piazza Duca degli Abruzzi Diego Rubio Ernai, terzo classificato Daniel Savini della Bardiani. È stata una gara che sulla carta non era durissima, ma è venuta fuori una gara veramente dura. A tanti giri dall'arrivo abbiamo forzato attacchi contro attacchi, era anche difficile controllare la gara, ho fatto il meglio tatticamente soprattutto e poi ho dato tutto nello scatto finale e fortunatamente ho ottenuto fino all'arrivo. Terzo classificato al Matteotti, Daniel Savini, un ottimo risultato così come l'anno scorso. Sì, sicuramente è un ottimo risultato e se ci pensavo magari stamattina avrei probabilmente messo la firma dove c'era da mettere, insomma, però sinceramente arrivavo con un po' di rammarico perché la gamba era veramente ottima, penso di non aver mai avuto una gamba come oggi, però non l'abbiamo sfruttata al meglio e l'ultimo giro ero nel dietro. Quindi ho dovuto fare un grande sforzo per entrare, Valerio era già andato, comunque complimenti a lui perché ha fatto veramente una sparata assurda. Stefano Giuliani, una vittoria di prestigio al Matteotti, Valerio Conti che era stata maglia rosa all'ultimo Giro d'Italia. Ma avevo detto che chi vince il Matteotti è un corridore, se è giovane è una promessa, Conti magari non è giovanissimo però è un talento. E quindi mi sono ricordato quando è partito perché era in Ammiraglia che il campionato italiano andava facile, però per i pronostici non ho avuto tempo quest'anno. Alla cerimonia di premiazione presenti le massime autorità politiche con il presidente della regione Marco Marsiglio, il presidente della provincia di Pescara Antonio Zaffiri ed il sindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci. Per noi il Matteotti dovrà continuare, dovrà crescere perché ha rappresentato un momento importante di sport e di unione di una comunità che è quella pescarese, perché attorno al Matteotti si sono cementate tante iniziative, tante passioni, tanti sentimenti, abbiamo visto campioni mondiali correre al Matteotti, abbiamo tifato tutti quanti per Vito Taccone, per i più grandi campioni italiani, quindi il Matteotti è nostro. Dobbiamo andare avanti, non ci possiamo arrendere all'epidemia, la dobbiamo combattere e contrastare, ma adottando le giuste regole si può fare tutto o quasi. E adesso, proprio questa mattina, la giunta regionale ha approvato una delibera che mi dà mandato di trattare con l'Unione Ciclistica Internazionale per tentare di portare qui i mondiali di ciclismo che dovevano essere corsi in Svizzera, la Svizzera ha dovuto rinunciare. E adesso ci sono diverse regioni italiane, diverse località italiane che hanno fatto domanda di poterli organizzare ed ospitare, tra queste noi. La regione sosterrà il comitato promotore che ha presentato un progetto e speriamo nei prossimi giorni di poter dare questa grande notizia.